E buonasera dal gruppo degli artisti irpini. Quello che avete di fronte sono alcune delle sculture di Giuseppe Martignetti che ricordano i giorni dal 6 al 10 luglio del 1861 della rivolta di Montefalcione, che successero alla tanto decantata Unità d'Italia, che ancora oggi fa parlare di sé ovviamente in negativo per tutto quello che non ha dato alle varie popolazioni, alle varie regioni. Questi sono i briganti che combatterono, i contadini, tutti i cittadini per bene che combatterono contro questa iniquità assurda, contro tutti coloro che portarono avanti questo colpo di stato da Cavour a Garibaldi. E ringraziamo ancora una volta questo scultore Giuseppe Martignetti per averci donato queste meravigliose opere, purtroppo per ricordare chi non c'è più e chi è stato barbaramente ucciso. E allora noi con questo messaggio vogliamo fare in modo che, anziché ricordare in maniera fin troppo eroica l'Unità d'Italia, bisognerebbe ricordare chi invece ha combattuto affinché potesse rimanere il Regno delle Due Sicilie, che era veramente la nazione più florida che esistesse in quel periodo e che poteva ancora esistere se non fosse stato per questo scempio. Leggiamo ad alta voce queste opere donate dal scultore Giuseppe Martignetti, installate in occasione del 150° anniversario della rivolta di Montefalcione, 6-10 luglio 1861, nello stesso luogo di teatro del luttuoso evento, vogliono testimoniare l'assurdità di una tardiva e sanguinosa reazione al già proclamato Regno d'Italia, 17 marzo 1861. Le sculture vanno lette nel loro insieme, nell'ottica di un incomprensibile coinvolgimento di umili e ignari contadini in un oscuro gioco di potere che li ha trascinati con la Funanganna, in un inutile massacro annunciato. Oltre l'esplicita violenza di alcune immagini va colto il senso del messaggio: mentre Montefalcione piange i suoi morti, nel resto del paese si inneggia alla sospirata unità nazionale. Vorremmo fortemente che dal 16 luglio fossero ricordate queste giornate, e non soltanto quelle della Shoah e delle foibe, giustamente ricordate perché anche lì sono morte delle persone, ma ovviamente queste persone non devono essere ricordate perché fanno comodo al sistema. Buonasera dal gruppo di artisti irpini e vive il Regno delle Sicilie.